Il 2018? Un anno solare in chiaroscuro per il Teramo. Iniziamo con quella che è stata forse l'unica luce che risale al campionato scorso. È stata centrata la priorità assoluta, ovvero aver conservato la Serie C. Obiettivo che il Diavolo probabilmente poteva conquistare con meno patemi, anche perché con le defezioni che ci sono state in corso d'opera non vi erano retrocessioni dirette, bisognava però evitare le ultime due posizioni. Tuttavia va anche detto che ad un certo punto la piazza biancorossa ha rischiato seriamente di finire in Serie D. Ma andiamo con ordine. Alla guida della squadra c'è Antonino Asta e ci sarà fino alla sconfitta interna per 2-1 con il Vicenza, prima di ritorno. Il bilancio del Diavolo fino a quel momento in 19 incontri giocati era questo: 4 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte. Sicuramente deludente, ma non catastrofico. Arriva la sterzata. Il presidente Luciano Campitelli, che già l'anno precedente aveva vissuto periodi così neri e cambiato altri tecnici, esonera Asta e il suo vice Giovanni Zichella, chiamando Ottavio Palladini, che venne presentato dal numero 1 biancorosso nel corso di una conferenza stampa. Ascoltiamo alcuni stralci dell'intervista al neotecnico. Il presidente mi ha chiamato ieri sera, mi ha detto se ci potevamo incontrare perché aveva da prospettarmi questa cosa qui. Io con entusiasmo ho accettato e ho dato subito la mia disponibilità. Poi il presidente ci avrà pensato su è arrivata questa fumata bianca. Ma io spero di far vedere un Teramo aggressivo, cattivo, determinato. Se si riesce a fare anche un bel calcio, ancora meglio. Passa qualche giorno, il Teramo interrompe anche il rapporto con il direttore sportivo Giorgio Repetto. In sostituzione arriva Sandro Federico, che aveva già lavorato come dirigente in Abruzzo con la Valle del Giovenco e a Chitti. L'interregno di Palladini tuttavia non è fortunato. La squadra, pur rivoluzionata dal mercato di gennaio, fa una grossa fatica nel vedere la porta. Purtroppo una costante in eredità è che si porterà presso. Risultato: durante l'era Palladini, nelle successive 14 gare, la squadra raccoglie appena 2 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. La media punti, seppure di poco, è peggiorata, così come la classifica che traballa e condanna o quasi il Teramo a disputare i play-out con il Vicenza, il cui blasone, nonostante la società vicentina abbia i suoi guai, fa paura. Manca una sola giornata, ma Campitelli, da tifoso e appassionato qual è, esplode e decide di esonerare anche Palladini dopo lo 0-0 di Fano, scontro diretto e gara dalle mille paure. Tutto questo alla vigilia di Teramo Reggiana, partita dove la vittoria poteva non bastare per evitare i play-out in quanto legata alle sfortune altrui. Il Teramo viene affidato a Zichella, sì, proprio lui, il vice di Asta. Forse perché conosce l'ambiente, forse perché nessun altro tecnico avrebbe accettato quella panchina così segnata. Albonolis finisce con un pirotecnico 3-3. L'amarezza dei play-out viene ampliata dal fatto che una vittoria avrebbe evitato la coda salvezza, perché anche le altre hanno avuto paura di vincere. Affrontare nello spareggio finale il Vicenza equivale ad una sconfitta annunciata, ma a volte il destino restituisce qualcosa che precedentemente aveva tolto. Ed è così che la giustizia sportiva sanziona con 2 punti di penalizzazione il Sant'Arcangelo. Il Teramo evita così i play-out e si salva. Passato lo spavento, ci si prepara per un nuovo campionato di C. Zichella viene confermato sulla panchina del Diavolo, arriva un nuovo direttore generale, Dante Capaldi, conosciutissimo e apprezzato, e dal mercato estivo viene fuori una squadra rivoluzionata, rimane qualche colonna come Capitan Speranza e Caidi. Nelle immagini il primo raduno della squadra con le impressioni di Zichella. Questa è una grossa occasione per me, perché inizio per la prima volta a fare un campionato di Serie C dall'inizio, da primo, ed è la mia vita. Credo che quest'anno, insomma, è stata fatta una squadra non fortissima che spaccherà il campo, però una squadra equilibrata dove ci sono un tot di difensori, un tot di centrocampisti, un tot di attaccanti, è una squadra molto equilibrata. La nuova avventura tuttavia dura poco, 6 giornate. Il 15 ottobre Campitelli dà il bel servito al tecnico pugliese, che lascia senza sconfitte, 4 pareggi e 2 stop. Al suo posto arriva Agenore Maurizi, profonda esperienza in Serie C e nell'ultima stagione ha salvato la regina. La vita va vissuta sul momento e quindi anche le situazioni vanno vissute per quello che ci rappresenta. La grande abilità è quella di riuscire a fronteggiare, e questo non so se io sarò abile, di riuscire a fronteggiare le situazioni e le variabili che ci si presentano davanti. Abbiamo un obiettivo, che è quello di valorizzare i giovani. Io sono qui per questo, di fare il risultato e di valorizzare i giovani. Questo è il nostro obiettivo. L'anno scorso a Reggio, in una piazza molto calda, molto difficile, è andato benissimo, perché siamo stati la società che ha valorizzato più giovani in Italia, che ha fatti giocare, perché giocavamo spesso con 4,98, 2,97, 2,96, quindi riportati a quest'anno sono 4,99, 2,98, 2,97, quindi abbiamo fatto un risultato pazzesco
e quindi speriamo di sono, no speriamo perché speriamo sono fiducioso che faremo un risultato importante anche qui. Il resto è pura attualità. Maurizi debutta a suon di vittorie, 3 consecutive, 4 se si considera la Coppa Italia dove il Teramo è ancora in corsa. La squadra tuttavia poi va in crisi di risultati, si evidenzia ancora una volta l'idiosincrasia degli attaccanti con il gol. Insomma, il Teramo ripiomba nelle zone pericolose della classifica dove veleggia tuttora. Il campionato è ancora lungo, è tutto da vivere. Conclusione con le riflessioni del presidente Campitelli e del vice Ercole Cimini raccolte da Massimo Profeta durante la cena di Natale. Forse non abbiamo fatto come noi ci aspettavamo e quindi sicuramente ci mancano 3-4 risultati che ci potevano mettere in una situazione diversa da quello in cui siamo oggi. Sicuramente. Però in linea con gli altri 2 anni, cioè più o meno. Sì, oramai la linea. Siamo in sofferenza. Siamo in sofferenza, hai detto bene. Sicuramente sarà dipeso pure da noi, quindi non è che qui per oggi, ripeto, ho detto prima a Ghirelli, oggi avere sulle spalle una Serie C significa avere sulle spalle dei costi terribili, certo. Che oggi credo che la Serie C non se la possa permettere nessuno. Serie B puoi gestire i soldi della Lega, Serie A altro che tante, Serie C devi... È solo una rimessa. Tanta rimessa, sì, quindi sì. Spero che questo calvario finisca con delle leggi corrette, altrimenti finirà la Serie C. Ripeto, sarà durissima, ma non tanto per noi, perché va via Campitelli, viene un altro, forse sarà meglio o sarà peggio, ma la sofferenza sarà quella. Ma per i tifosi in genere, cioè per i tifosi del Teramo, di altre società, una volta in Abruzzo c'erano 4 società di Serie C, oggi ce ne sta una sola e negli ultimi anni soffre per poter mantenere questa categoria. Anzi, addirittura nel 2001-2002 ne erano 6 abruzzesi. Quindi figuriamoci che cosa è successo e se si arriva che imprenditori come me finiscono per lo scoraggiarsi, e può darsi che arrivano altri che siano migliori, ma io spero che arrivino dei locali che possano essere meglio di noi. Se arrivano gente completamente di fuori a cui tu affidi una società, non credo che dopo 1, 2, 3 rimettono, scappano, non c'è altro modo. Oggi il momento di difficoltà è il primo ad essere bersagliato. Noi abbiamo fatto il nostro dovere in tutto quello che sono le nostre competenze. Poi se c'è qualcuno più bravo è giusto che mio cugino si faccia da parte, ma la cosa più bella di mio cugino se lascia è che lasciasse un futuro. C'è sempre un solo problema, se andate via voi purtroppo a terra non potrebbe finire il calcio. Non sono d'accordo, io non sono d'accordo assolutamente, perché ancora qualche pazzo abbia voglia di fare calcio e io me lo auguro che sia persone che amano, perché fare questo sport, una volta si faceva calcio perché erano tanti motivi per fare il calcio, perché ci sono sempre delle retroscene, c'era sempre qualcosa di importante prima. Oggi onestamente fare calcio è diventata una cosa molto difficile. Molto difficile, però ti volevo fare questa domanda che è precisa. Perché è diventata così complicata la piazza di Teramo? Te lo dice un teramano doc. Purtroppo non riesco a darti una risposta. E siccome questa è una domanda che mi faccio da solo anche io, ed il motivo perché io sono stanco, noi dobbiamo fare il campionato che ci siamo prefissi. Un campionato sofferente fino alla fine, ma che si raggiunga la salvezza. E approfitterei per fare gli auguri di Buon Natale e buone feste a tutti gli amici che sono in visione d'ascolto. Allora, innanzitutto gli auguri vanno a tutti, certo. Più alti, più bassi, più piccoli, tutti quanti. Soprattutto va a questi meravigliosi ragazzi che ne hanno veramente bisogno, che sono tutti i ragazzi, lo staff tecnico e tutte le persone che vanno dietro a Teramo Calcio. Un augurio speciale va ai nostri mitici sponsor, un augurio speciale lo faccio alla città di Teramo, a tutti i tifosi, e un augurio speciale lo faccio a mio cugino, che deve stare tranquillo. Lui è una persona per bene.